This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ciao a tutti le amiche, bentornati sul mio canale, round 10 di F1 2021, siamo a Silverstone e andiamo a qualifiche. Vediamo un po' come esce fuori oggi. Andiamo a fare questa gara. Quante ali distruggiamo oggi? Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Bottas, Hamilton e Max Verstappen. Le qualifiche sono chiuse, la griglia è stabilita. Non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti. Ben fatto, risultato. Grazie. Notevole. Cerca di girare così anche in gara. Ciao. Siamo tornati ancora una volta nella tana dell'automobilismo britannico, nonché luogo di nascita del campionato mondiale di Formula 1. Oggi si corre qui a Silverstone, siamo pronti per il Gran Premio di Gran Bretagna. I 5,7 km del circuito di Silverstone in Gran Bretagna rappresentano un luogo sacro per i fedeli della Formula 1. È costituito da 18 curve che si snodano intorno a questa ex base militare della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche alcune ottime opportunità di sorpasso sui rettilinei Wellington e Hangar. E come sempre qui al mio fianco nella cabina di commento c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position, accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Per quanto riguarda il resto della griglia, Perez, Norris, Charles Leclerc e Sainz, Ricciardo, il ragazzo d'oro, Gasly e Fernando Alonso.
Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e c'è... La power unit sembra a posto, quindi pensa soprattutto a scaldare gomme e freni. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione. Bene. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. Oh, bello. Va bene, la messa in salita. Una volta che fa tutto bene, non tampone nessuno, e il giro sarà. Prossimo Schumacher. Thank you.
lo fai sembrare facile. La facilità. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Ecco, dal tuo compagno di squadra è 6,4 secondi. Ecco che c'è qualche problema. Bandiera verde. Quando l'ho fatto? La faccia da... Non l'ha fatta di più. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box.
zona esterna della nostra. Perché devo rientrare in questi c'hanno le gomme soft di ruolo per me? Non è possibile, no? Sportellata. Tanto di nuovo passi in Sonora. Pit stop per Chini. Il distacco dalla vettura che ti precede è 12,1 secondi. Metto dietro i piloti, meglio. Faccio l'undercar. Allora. Situazione gomme 25% davanti, della 9 dietro, 17 dietro. Ancora un altro giro, poi rientriamo e mettiamo le maschere rosse.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Vabbè, siamo a fine anno. Avanza pure. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ok, il distacco è 8,6 secondi. Pronti, vai! Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Pilota davanti. C'è Gasly davanti a te, distacco dall'auto davanti, 3,2 secondi, monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 2 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto, 36,1. L'attacco dalla vettura dietro di te è 2,5 secondi. Thank you.
Hai rischiato grosso. Siamo fortunati che non ci abbiano penalizzato. Vabbè, sei all'ultimo giro. Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. Ed è stata la Mercedes a vincere. Che gara, mozzafiato! Beh, Luca, dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Credo che la vittoria sia merito di una gestione oculata delle gomme e di una guida senza sbavature. Una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. Champagne invisibile. Bene, grazie a tutti per aver visto il video. Vi ringrazio se mettete un like e seguite la mia pagina. Grazie a tutti, ciao a tutti.